Ok, benvenuti e grazie di essere qui. È un'occasione molto speciale. Federico Solmi abita a New York, è venuto anche per noi qui all'Accademia di Belle Arti e sono molto contenta. Io ho incrociato la sua opera ormai una decina di anni fa ad una collaterale della Biennale di Venezia curata da Domenico Quaranta. Io mi interesso anche di arte multimediale, digitale, net art, eccetera, e quindi ero a vedere questa mostra che trattava di questi argomenti e le sue video animazioni mi hanno colpito subito e da quella volta ho cominciato un po' a seguire Federico. E quello che più mi, diciamo, per me era intrigante era il suo linguaggio satirico, la diciamo critica abbastanza feroce talvolta del concetto di potere, società, e a volte veniva anche, diciamo, in qualche modo presentato come un linguaggio molto forte dai giornali, e questa cosa mi affascinava ancora di più. E poi ho preso il coraggio in mano, ho scritto a Federico, ma non tanto tempo fa, e ho scoperto una persona di grande disponibilità, voglioso di parlare del suo lavoro e della sua vita, e così è nata l'idea di invitarlo qui in Accademia. Federico Solmi è nato a Bologna da una famiglia bolognese, e parlando con lui ho scoperto la sua vita, perché io conoscevo solo la sua opera, ed è una vita spericolata, affascinante, perché da giovanetto, quando un po' ha sistemato le cose, diciamo, in casa, in famiglia, ma poco più che ventenne, ha preso baracca a Burattini ed è andato, approdato a New York, solo, senza conoscenze particolari, senza legami, quindi è un bel esempio anche per voi di coraggio, che quando uno ha voglia di fare, trova il coraggio, quando uno è motivato e ha un'idea in testa, e la persegue con, diciamo, assoluta volontà, riesce a fare quello che non sempre, ma lui è un esempio vincente, anche perché da quella volta lì non si è mai più spostato da New York, no? Quindi è 20 anni che Federico Solmi vive a New York, e è ormai un artista di successo. Vedete qui le animazioni più recenti che vi farà vedere insieme un po' alla sua storia. Ha avuto dei Simon Guggenheim Memorial Fellowship della Fondazione Guggenheim nel 2009. Ha fatto mostre negli Stati Uniti, all'estero, in tutto il mondo praticamente, Europa, Cina, parte Nord America ovviamente, a gallerie a Los Angeles e a New York. E una cosa diciamo anche utile per noi, lui è abituato a lavorare anche con studenti, perché lavora con la Yale University, la famosa Yale University, come visiting professor, e anche la John Mellon, Carnegie Mellon di Pittsburgh University, anche quella, e quindi diciamo fa visiting professor, addirittura critical advisor adesso per le tesi, quindi è adatto, insomma, anche per questo nostro pubblico di giovani vogliosi di vedere le novità oltreoceano e di vedere anche il linguaggio particolare che Federico Solmi ha sviluppato, arrivando a, ma questo ve lo dirà lui, ad utilizzare i media più contemporanei e insieme non scordando le radici da cui era venuto, quindi Bologna, quindi la sua storia, la sua arte, perché è un lettore vorace e una persona molto curiosa che studia continuamente.
Ce lo dirà lui, comunque ha due studi a New York, quindi sono con delle persone che lavorano e ciascuna ha una sua specialità per comporre i suoi lavori. Voi vedete accanto a Federico Solmi due personalità. Una è Lawrence Weschler, che adesso sta seguendo il lavoro di Federico, perché farà un libro monografico su di lui. Ma è un personaggio perché è stato giornalista per il New Yorker dall'81 al 2001, e è direttore ora emeritus del New York Institute for the Humanities alla New York University. Ha lavorato per varie riviste e giornali come New York Times, Vanity Fair, The Atlantic, Harper's Magazine, McSweeney's e The Believer. È importante perché ha lavorato anche a dei libri, quindi ha fatto una monografica su David Hockney, di cui è stato amico per 25 anni, e poi di Sacks, di cui è stato amico per 30 anni, quindi è anche scrittore oltre che giornalista. E abbiamo un traduttore d'eccezione, un personaggio veramente, anche lui, James Bradburn, direttore generale della Pinacoteca di Brera e della Biblioteca Nazionale Braidense. Quindi abbiamo un traduttore storico dell'arte, organizzatore e abilissimo naturalmente amministratore di una complessa istituzione quale Brera, naturalmente, che è una delle nostre pinacoteche più importanti in Italia e una delle più importanti d'Europa. Quindi io vi lascio ora nelle capaci mani e storie di questi personaggi e vi auguro una bella conversazione con Federico e Lawrence. Grazie. Grazie. Niente, per me è molto emozionante essere qui, naturalmente, è una città che sono molto legato e sinceramente ho avuto un rapporto sempre strano con la mia città. Volevo venire con una persona come Lawrence perché insomma sono molto legato e credevo che il giorno in cui sarei entrata a Bologna, anche per una visita breve, volevo avere una persona di grande esperienza e di grande rispetto internazionale, in modo tale che lui potesse vedere queste cose che io ho sviluppato negli anni, anche da un punto di vista esterno, perché naturalmente, diciamo, anche se io sono andato lontano da tanti anni, naturalmente, anche se non ho mai visto questa stanza, non ho mai visto questa accademia, non sono mai entrato, mi porto tantissimo di questa storia, di questa città che ha creato incredibili artisti che spesso noi bolognesi non guardiamo, ecco, perché come in tutto il mondo si cerca sempre di guardare altrove, non nella propria città, ma Bologna ha dei grandissimi tesori che io, anche stando negli Stati Uniti, ho continuato a studiare e diciamo le ho rielaborate, questi diciamo apprendimenti li ho rielaborati usando i linguaggi che praticamente il mondo contemporaneo mi dava la possibilità di utilizzare, come le videoinstallazioni, la realtà virtuale, recentemente anche gli NFT. Quindi per me è un grandissimo onore essere qui per raccontare un po' la mia storia. Volevo ringraziare che siete venuti tanti e numerosi. Ho degli amici collezionisti, galleristi, familiari che non mi hanno mai sentito parlare anche, e quindi io sono cose che faccio molto abitualmente, e questo naturalmente sono un po' emozionato perché non ho mai parlato a Bologna, ecco, credo. Ecco. Hello, I'm Lawrence Weschler. I apologize, I do not speak Italian. But James does, so he will translate some of this. Lui,
Lawrence Wessler, e lui dalle sue scuse di non parlare italiano, però casomai io posso aiutarlo in alcune case. Anche io devo dire che il mio italiano non è lontano da essere all'altezza del suo inglese, però io proverò. Beh, posso aiutare anch'io. Un po' l'italiano me lo ricordo. But I mainly see my... I just want to talk to you for maybe 10 or 15 minutes about getting to know Federico. And we might start with the next image. Yeah. So I guess it would have been in 2017, after the election of Trump. Sono conosciuto innanzitutto l'anno del 2017 dopo l'elezione di Donald Trump in America. And one of the very great gallerists of New York, a historically great gallerist, Ron Feldman, was having a show of artists' response to the election of Trump. Era uno dei più importanti galleristi newyorkesi, Ron Feldman, stava facendo una mostra, una presentazione delle artiste dopo l'elezione. And this is how I suddenly happened upon this piece here. Does it turn on? I can give a sense. So this piece is an astonishing fantasy of the parade at the beginning of the Trump's administration. Questa è un'eclatante dimostrazione della sfilata dopo l'elezione di Trump. And I was just amazed at this thing. It was about the size of 185. And if you look, here comes Trump. And so I couldn't figure out who had done this, and I was reading that it was Federico Solmi. And there were several things about it that were striking to me. For one thing, it reminded me very much of James Ensor, the great, great Belgian surrealist. All'inizio non sapevo chi l'ha fatto e io sono molto stato colpito all'inizio perché mi ricordava il lavoro dell'artista belgo James Ensor. I love this. This is an interesting opera. You say you can talk to. No, stavo guardando anch'io. È un'opera che non ho visto da qualche anno, ecco. No, niente, qui c'è una parata di leader politici, militari che praticamente sfilano per omaggiare, l'avvento di questo grande evento che era la presidenza dell'arrivo di Trump. E quindi in modo molto satirico vediamo un nativo americano, vediamo Lincoln, vediamo Napoleone, vediamo Alexander the Great, Alessandro Magno, che quindi praticamente escono dalla storia e si ritrovano così tutti insieme in un'epoca inventata in cui ballano questi valzer. Era un modo per me per dare benvenuto a Trump nell'ufficio Washington e un modo anche così giocoso di fare vedere quanto la politica è distaccata dalle nostre vite, da quanto vivono in questo sfarzo esagerato e noi siamo semplicemente qui ad osservare, distaccati, lontani da questo sfarzo. There's no question in my mind that this is what Trump's fantasy of what had happened to him was. Sì, senza dubbio questa è la fantasia, il sogno di Donald Trump, e questo è come lui stesso immagina cosa è successo. Here is this extraordinary, huge canvas of Ensor's about the arrival of the coming of Jesus Christ into Brussels in 1899.
It is a painting that's owned by the Getty in Los Angeles. And I urged them to just put Federico's piece next to it without any comment. Don't announce it, just have it be there. And they agreed it would be a great thing to do, but there's no way they could do that without 4 years of bureaucracy, and so it wasn't possible. That literally Trump would be gone before they were able to get their act together to do it. Questa è la famosa enorme tela di James Ensor dell'arrivo del Cristo in Bruxelles. È ovvio le similarità, e Lawrence ha chiesto, perché questo è conservato alla Getty, e ha chiesto al direttore del Getty, chi era? Who was it then? Ok, il direttore del Getty ha proposto di mettere senza didascalia, senza spiegazione, l'opera di Solmi a fianco di questa opera di Ensor. E lui era molto d'accordo, però avrebbe preso 4 anni di burocrazia, perché nonostante la tradizione e il patrimonio burocratico d'Italia, anche America, nel suo grande istituto, può rivelare questo bel paese. So, quindi loro sono anche molto burocratico e alla fine non ha fatto nulla. But that left me curious about Federico Solmi. I had known his work primarily by reputation. I'd seen a few pieces, and they all, the ones that I had seen, had to do with the conquistadores, with the fate of the native peoples, the genocide. And I had just assumed that he was another one of this spectacular generation of Chicano Latino artists that are rising up in the United States. Ma io sono stato incuriosito di questo quadro, infatti non conoscevo soltanto Solmi di fama, non mai veramente conosciuto, e ha presupposto che lui ha fatto parte della generazione pure brillante di artisti latinoamericani che hanno celebrato, non celebrato, dipinto le conquistadore, dipinto il destino tragico degli amerindiani, eccetera. E lui ha scoperto invece che non era un artista latinoamericano. But, and this is the main reason I'm talking to you, it turned out, on the contrary, that he came from Bologna, Italy. And that was just the beginning of things. It's interesting because in the United States, up until recently, as he's become more and more famous, he has been fairly quiet about his background. He said he came from Bologna and he came to America, but he hadn't really told people about that. And so I'm a pretty good interviewer, and I went to his studio several times, and finally I began to get him to tell the story. Come già all'inizio lui ha detto, ma anzi non è infatti un latinoamericano, però un bolognese, che non sembrava ovvio, però infatti Solmi era per anni fatto il suo lavoro, però senza grande rumore, senza profilarsi come forse meritava, però come un grande artista. E Ren andava nel suo studio per fare le interviste, e tramite le interviste, perché lui è un intervistatore molto, molto acuto, ha cominciato a scavare la vera storia di questa bolognese che si trovava a New York. So, why don't we go to the next picture? So I have this picture here. This is Annibale Carracci, one of the great Bolognese artists, and it is his picture of a butcher shop. He did two of them. And I have it here because gradually Federico began to tell me that he comes from a working family, that his grandfather was a steel worker, its workers all the way back,
that his father was a butcher. He is the second of five children. What was the name of the butcher shop? What was the name of your father? Macelleria Vittorio. Macelleria Vittorio. And some of you may remember that. Quella è la sorella di mio papà. There is the sister of my dad. She is, okay. Anyway, and that he, Federico, was the very first person in his family even to complete high school. Ok, devo cominciare all'inizio, che questo è il quadro di Anna Malacarace, molinese, molto famosa, e pian piano, intervistando, Lawrence ha capito che infatti Federico è venuto da una famiglia di lavoratori, il suo nonno ha lavorato nelle fabbriche d'acciaio, il suo padre, il suo papà era macellaio e lui era il secondo di cinque. Secondo dei cinque figli, e stesso andava a lavorare nel macellaio, però era il primo dei figli che infatti è completato il liceo. Sì, giusto? Scuola superiore. And I'm mainly addressing this to the students here, because this is a different route to becoming an artist. He had hoped to go to the University of Bologna, had intended to. But around the time he was turning 18, his father became quite ill, and it became clear that he would have to go into his father's business, working with his older brother who is here, Alessandro. And so he was not able to go to university. Quindi io vi indirizzo tutti gli studenti qui per mostrare che ci sono diverse strade, diversi percorsi verso la vita di un artista. Perché Federico sognava di andare a studiare l'arte, però purtroppo il suo padre era malato e lui doveva pian piano, infatti, tornare al macellaio, lavorare con suo fratello, e dovevo rinunciare alle sue sogni di andare all'università e invece proseguire il lavoro della famiglia nel macellaio. And it turns out that being a butcher, aside from the fact that it's incredibly difficult physically demanding work 20 hours a day, may be an excellent way of learning anatomy and becoming an artist. Ma succede che forse il lavoro molto difficile, molto pesante di essere macellaio è infatti una bellissima formazione di divenire un artista, perché la conoscenza intima e vera, non teoretica, dell'anatomia si prepara per un vita nell'arte. I should also say that Federico has spoken to me about his father and his brother being absolutely extraordinary artists themselves with the blade, that he learned a lot from them, but that they were incredible craftsmen themselves. Sì, Federico ha anche constatato, che possiamo tutti constatare, che anche il suo padre e il suo fratello erano le artiste, perché la macellaio è una forma d'artigianato, cioè un mestiere molto profondo, e lui ha molto imparato del lavoro e la precisione del suo padre e fratello. Just before we came here, the three of us went to lunch. And I wish you could have been there. One of the top artists of the city, one of the great directors of museums in Italy, spent the entire dinner talking about the anatomy of beef. Sì, infatti siamo andati a pranzo prima di questo incontro e Ren, io non ripeto le sue lode né uno né l'altro, però è stato colpito del fatto che infatti abbiamo passato un bel pezzo di conversazione parlando
del carne e anche dell'arte del macellaio, perché anche io faccio cucina e c'è tutto là dentro e abbiamo, ma sì, siamo stati divertiti con di approfondire la parte artistica, la parte del mestiere del carne. Ecco, diciamo che io per 25 anni non ho mai parlato di queste cose e Ren Lawrence un po' alla volta ha voluto scavare in fondo e insomma non credo che sia necessario soffermarsi troppo, però voleva fare il punto siccome lui ha capito che c'era anche un trauma e quindi ha voluto, diciamo, investigare per lasciare andare questo trauma e quindi adesso possiamo parlare anche di arte. Ok? One other thing though was while he agreed that he would continue in the butcher shop until his youngest sister, the youngest of the five, turned 18, which means until he turned 25. But it was not just a time of working, because he managed to turn that butcher shop into an ongoing symposium about art, because he got artists to come to that shop in particular, and regularly, all day long, there were conversations about the history of the art. That's where he got his education about Bologna, about the history of art in Bologna, about the Caraccis and so forth. Okay, un'ultima cosa. E basta, sì. Io capisco bene, però comunque Ren ha voluto raccontare che Federico lavorava fino a 25 anni nel suo macellaio fino a che la sua sorella ha raggiunto le sue 18 anni. E, però lui ha creato quasi un salotto dell'arte, perché ha invitato tutte le grandi artiste, le professore, il personaggio, anche alcune molto, molto importanti, che sono venuti in scambio per un bravo giovane ragazzo e forse un, io non so, un sconto sul cane, io non posso dire, però ha creato attorno a lui una forma di accademia in miniatura per imparare le sorti. Sì, diciamo che essendo sempre negozio, si è iniziato a sapere che c'era un ragazzo giovane che si interessava di pittura e, diciamo, un po' alla volta sono iniziati a venire i primi pittori locali. Da un pittore locale sono andato da un professore, sono andato da collezionisti. Insomma, siccome mi interessavo d'arte, nel giro di pochissimo tempo nel mio negozio si parlava spesso anche di queste cose, quindi i primi maestri io andavo a trovare alla sera dopo il lavoro e si andava, mi facevano disegnare le statue greche, mi facevano, avevo una signora incredibile, si chiamava Maria Serra, che la mettevo nello scooter, avevo 85 anni, andavamo su a San Luca. Sono cose che a me mi emozionano, ecco, perché io non ci penso neanche più, però lui mi ha continuato a scavare, che mi ha anche aiutato, nel senso che io me l'ero anche dimenticata, cioè sinceramente, cioè, perché la mia testa è troppo impegnata a guardare anche avanti, quindi, però alla fine mi ha fatto un grande piacere, perché avere una persona come lui, con la sua esperienza, che continuamente, io mi ero anche dimenticato, ma come sono andata a finire a fare l'artista? E mi ricordo che chiamai mio fratello Alessandro e mi disse, ma come sono diventato artista? E mi disse delle cose che mi ero dimenticato. Show some of the other things that you sì. Qui, ecco, diciamo che io avevo una cosa molto strana, che ero un grandissimo appassionato della pittura antica, che era una cosa molto, molto strana dei miei coetanei, cioè molti dei miei colleghi, anche americani, guardavano solo dal Novecento in su, ecco. Io invece ho trovato una grandissima importanza nella pittura del Rinascimento, specialmente la pittura del Quattrocento. E niente, senza accorgermi, questi affreschi, che tra l'altro non ho mai visto di persona, che si trovano a Roma, di Annibale Calacci al Palazzo Farnese, purtroppo non li ho mai visti, forse ho anche paura di andarli a vedere,
perché per me sono talmente importanti che magari ho anche paura di essere deluso a vederli dal vivo. E quindi questi affreschi che io ho studiato al dettaglio, recentemente una mostra che abbiamo fatto insieme a Los Angeles e che siamo andati insieme io e Lawrence Wesher, la mostra si chiamava The Bacchanalian Ones, i baccanali, credo che si traduca in italiano. Io ho detto, cavoli, ma il trionfo di Bacco, The Bacchanalian, sono passati 20 anni e questo ritorno della mia formazione, diciamo, bolognese, improvvisata, perché alla fine, quando uno è un artista autodidatta, parte con un grandissimo svantaggio, che praticamente, essendo vorace, mischiamo letteratura, filosofia, storia dell'arte, arte antica, arte moderna, pittura egizia, e non avendo un mentore, è stato veramente difficile trovare un punto chiave da uscire da queste influenze. Ma però mi sono reso conto che, superando le difficoltà iniziali, specialmente nei primi 5 anni, cavolo, dopo ero una persona estremamente libera di fare quello che volevo, perché non avevo nessun mentore o professore che mi diceva no, questo Federico non lo puoi fare. E io queste cose qui mischiavo video con la pittura la trasformavo in video, il video diventava realtà virtuale, la realtà virtuale diventava un NFT, gli NFT diventano disegni, cioè mi ha dato una libertà incredibile di non avere nessuna paura a dire quello che volevo. E purtroppo uno delle grandi difficoltà che io ho trovato nel mondo accademico, diciamo specialmente a livello degli studenti, è che si sentono sempre sotto esame. Fondamentalmente quando si va a studiare in una grande università, io parlo nella sezione dell'arte, si ha sempre paura di fare il compitino, cioè questo compitino che deve a un certo punto anche soddisfare il professore. Io questi problemi qua non l'ho mai avuto, nessuno mi chiamava, nessuno mi telefonava, ero a New York, nessuno mi guardava. Io da quel punto di vista lì è stata una cosa straordinaria, perché nessuno voleva parlare con me, nessuno, non avevo amici, non avevo artisti, e quindi avevo un percorso completamente solitario, fino a che naturalmente le opere sono maturate, hanno iniziato a trovare un interesse che poi dopo, diciamo, mi hanno iniziato a portare in giro per le varie gallerie, musei, diciamo. Quindi diciamo, qui siamo di nuovo nel 1450 più o meno, Paolo Uccello, un disegno incredibile che è conservato agli Uffizi. Tanta gente, credo della mia età, non le guardava neanche queste cose, invece io qui, cavolo, mi sembrava di vedere uno studio di un modello 3D per un oggetto per un videogioco. The point here is, I don't mean to interrupt you, but just to move forward. His sister turns 18, he turns 25, and he decides to come to New York, because if you're going to be an artist, that's where you should be. Perché era una scorciatoia. So he arrives in New York. He does not speak English. He has no contacts. He has no way into the art world. As he says, all of his competitors, who are 25 years old, have just graduated with master's degrees from Yale and major universities. Lui arrivava a New York senza la lingua, senza nessuna grande rete di contatti, e tutte le sue coetanee, le sue concorrenti nel mondo dell'arte, anche 25 anni, avevano già un master di Yale o Harvard, e lui era fuori questo circuito. And in my catalog essay, I say that all he had was his chutzpah. Chutzpah is a Yiddish word, which means, I asked him, and it means frontatezza, audacio, baldanza, ardimento.
Tutto questo, io credo che... Era l'unica cosa che avevo. Se, infatti, come in tutte le lingue, io credo che è meglio prestare la parola Yiddish, del chutzpah, che ha la sua sonorità, e io credo che lui è così, sì. Ma lui quando... E tutte le sue concorrenti erano mosche. No, questa parola è ebraica, credo che si traduca... Quando me l'ha tradotta in italiano ho detto, cavoli, ma hai veramente capito? Perché in effetti io quando andai a New York, cioè, ero al 100% destinato a fallire, per varie ragioni, ma invece no. So I asked him to show you a little bit of how he got started on the terrain. I should also mention just one other thing. The other thing that he had is he had a great knowledge of the Renaissance. Of all the things he was showing you before, he had a great knowledge of the Karachis and of so forth, which was completely useless in New York in 1999. Nobody cared about any of that. Okay, l'altra cosa che lui aveva, che era eccezionale, era una conoscenza dell'istoria dell'arte italiana, soprattutto del Rinascimento, ma però una cosa che ha visto era completamente inutile a New York in 1999. Would you agree? Probably. Però, vediamo. Anyway, and so we could go on, but I wanted him to show you that basically he starts with Grand Theft Auto. Do they know about Grand Theft Auto here? Ma qui siamo nel 2003-2004, mi sembra, insomma, cosa succede? Succede che io, quello che veramente mi interessava, che ho capito, era di raccontare delle storie. E quindi, dopo aver provato di fare disegni, installazioni, dipinti, ho detto, ma non c'è niente di più bello per raccontare una storia, pur folle che sia, pur satirica e grottesca, moving image, l'immagine in movimento è... per eccellenza il modo migliore per attrarre anche per sedurre i visitatori, gli spettatori. E quindi all'epoca, diciamo, l'America c'era questo grande scandalo con questo videogioco che si chiama Grand Theft Auto. Io credo che qua i giocatori lo chiamano GTA. E cosa succedeva? Succedeva che questi contenuti violenti di questi videogiochi creavano un dibattito sociale e culturale in cui questi ragazzini americani, che poi dopo sono diventati ragazzini di tutto il mondo, dovevano smettere di giocare a questi giochi violenti. Comunque io mi sono fregato di tutto quello che il dibattito che c'era su questi videogiochi, ma io mi sono attratto molto dalla possibilità di usare questi mondi del videogioco che stavano portando una rivoluzione estetica notevole, a mio giudizio naturalmente, perché non era il giudizio di tante persone, e quindi, e niente, io ho iniziato a tradurre in disegni questo mondo, diciamo, così trasgressivo del videogioco, che era sempre sui giornali, e io adesso vi faccio vedere, diciamo, la prima animazione che ho fatto, che è un'azione molto banale, però... però è un'animazione che ha 20 anni e che però è un'animazione che immediatamente capì che fu una grandissima intuizione, cioè nel senso che io avevo capito che se continuavo in questa direzione nel giro di 5 anni avrei avuto in mano qualcosa che nessuno avrebbe avuto in mano nel contesto diciamo newyorkese. Quindi adesso voi certo, praticamente cosa succedeva? Io ho preso questo videogioco e chiesi a mia moglie semplicemente di prendere una telecamera e io praticamente ho fatto il giro di questa strada di New York, in cui abitavo, quindi era una cosa anche incredibilmente così scioccante, cioè di vedere attraverso un videogioco con delle grafiche molto realistiche, vedere le strade dove abitavo e quindi... entravi in un taxi e potevi cambiare la stazione della radio, cioè quindi era un'esperienza veramente, qui si parla di metaverse, di meta si parla, cioè
questo era il meta 20 anni fa, 30 anni fa, e quindi io mi sono immediatamente interessato a questo mondo che era molto criticato negli ambienti dell'arte. Speriamo che sì, sta andando. Quindi siamo una nazione molto semplice. Composta da 400 disegni, più o meno. Questa è mia moglie, Jennifer. Quindi io rubo la macchina della polizia e faccio un disastro totale per le strade di New York. E queste sono state fatte 20 anni fa, ecco, cioè non è un'opera fatta oggi. Faceva parte di un'opera più completa che questa video questo video andava installata. Grazie. E diciamo che io avevo visto che il linguaggio era ancora molto immaturo, però avevo capito che era l'intuizione giusta e mi ricordo, tra l'altro fui anche molto fortunato, che quando portai questa installazione alla Fabbrica del Vapore a Milano, ci fu un collezionista che comprò tutta l'installazione e comprò anche i 350 disegni originali di tutta l'animazione. Quindi anche un incoraggiamento, anche una fortuna di aver trovato un grande collezionista milanese che così presto ha scommesso su una persona che era la prima mostra in Italia, ecco, e credo che abbia molto aiutato. Però ecco, io mi ricordo come se fosse ieri che quando finì questa animazione ho detto: questa è la chiave. E cosa è successo? È successo che però naturalmente il linguaggio era ancora molto semplice, doveva elaborarsi, e quindi ho iniziato a costruire, invece che ad operare dei videogiochi che erano in commercio, ho iniziato ad assumere delle persone che costruivano per me i mondi che volevo io, quindi, e così potevo raccontare le storie che volevo io, non filmare un videogioco e poi tradurlo in disegni. E quindi questo qua, diciamo, questo, tante persone dicono che questo è uno dei miei lavori più belli, che è un'opera che è stata fatta l'anno dopo, però voi vedete la differenza mostruosa, secondo me, a livello di qualità, a livello di contenuti. Questa è un'opera che dura 4 minuti e questo, secondo me, è da vedere, ecco, perché... c'erano 1200 disegni. Questa è la mia povera moglie che la metto sempre in imbarazzo. Sono
Niente, adesso vi volevo fare vedere quello che succede dietro, dietro le scene, cioè praticamente io costruivo questi modelli 3D e diciamo trasferivo i disegni, li incollavo e creavo queste animazioni che mantenevano la, diciamo, l'organicità della pellicola, della pellicola del film, ma però c'erano queste prospettive incredibili che solo l'aiuto del computer ti poteva dare. Adesso il lavoro è tutto mio, mi ha detto. Ok, un attimo solo. Beh, adesso qui siamo nel 2021, una mostra che ho fatto a Los Angeles, quindi abbiamo fatto un percorso un po' strano, cioè adesso vi faccio vedere un po' delle cose, diciamo, più recenti. Questa è una video installazione di 180 cm per 600, che è un'opera che io sono molto affezionato, si chiama The Bathhaus, ed è un insieme di, diciamo, dipinti e video animazioni integrati in un'opera unica che si chiamano video painting. E questo è un tipico lavoro che mio, che faccio, credo, non in tanti, almeno io non ho mai visto nient'altri farlo, quindi qualcuno mi può anche correggere se non è vero. Comunque, questa volevo dimostrare un po' che bene o male, oltre a lavorare sulla video animazione, sulle video installazioni, mi piace anche fare oggetti fisici, cioè il disegno per me è una cosa importantissima. E quindi ho fatto questo salto dal 2005, che era l'epoca del video di King Kong, per farvi vedere come il mio lavoro si è... Ah, ok, perché Ren mi dice, questi sono i disegni, diciamo, che sono simili, ho portato due piccoli esempi qui. Diciamo che il punto di partenza di questi disegni lo vediamo presto, ma è chiaro, le referenze sono le incisioni di Giorgio Morandi, che io ho ripreso specialmente durante la pandemia e mi sono reinteressato tantissimo al disegno. Queste invece sono delle maschere in cui praticamente il pubblico diventa i miei personaggi, ma in realtà quello che si nasconde dietro la maschera, ci sono un Oculus Quest 2, che è un apparecchio VR, credo che si dica qua, di virtual reality, e praticamente mettendosi questa maschera la gente entra in questo mondo, che è un mondo molto affascinante. Quindi qui siamo, diciamo, in un mondo a sé stante, a differenza dalle opere come queste, in cui lo spettatore diventa semplicemente, osserva le opere. In questo caso qui lo spettatore, mettendosi la maschera VR, diventa il protagonista all'interno del mondo dell'artista. E quindi cosa succede? Succede che lo spettatore entra in questo mondo e fa la sua narrativa, quindi, cioè, è un ribaltamento delle situazioni, cioè io offro in un mondo VR, in un mondo virtuale, offro un mondo che costruisco e lo spettatore sceglie che cosa fare di questo mondo e quindi può entrare in questa ricreazione della Bathhaus, di queste terme romane, in cui può bere un bicchiere di vino insieme a Napoleone, insieme a questi leader che improvvisamente, da Cortés a George Washington, si trovano a interagire direttamente con lo spettatore. Quindi faccio tutto io. I'm going. Okay. Ben. Sì. One thing when I was talking to him early on is he said as much as he loved the Renaissance art,
He was not unaware that the other side of that was in fact the genocide of the Americas, the conquistadors, the terrible, terrible violence which was on the other side of the splendors. It's not for nothing. Columbus was an Italian, and so he was trying to show both sides of the Renaissance in this work. Anche dall'inizio ha notato che intanto che c'è una tradizione rinascimentale all'uno lato di questo lavoro e di questa formazione, le personaggi scelte mostrano anche l'altro lato, l'altro di genocidio, l'alto di negativo, se non criminale, che rappresentava alcune delle eroe mostrate, parliamo di Napoleone, parliamo di Cortés, che hanno, Cortés che ha dato la variola all'America del Nord e come conseguenza ha ucciso tutti gli amerindiani. Quindi lui ha voluto anche equilibrare le due parti della nostra memoria, della tradizione, ricordando anche la violenza e il genocidio all'Atlas. È interessante perché naturalmente loro esaminano il mio lavoro da un punto di vista esterno ed è molto interessante sentire perché mi hanno anche nutrito con i loro punti di vista e mi hanno informato di cose che a me venivano in automatico ma che vivo anche inconsciamente. Quindi il punto che Ren mi ha fatto capire in maniera giusta è che è riuscito a esaltare anche nei suoi scritti è che io, oltre che rappresentare questi personaggi in maniera grandiosa, le grandi conquiste del Rinascimento a livello umanistico, ho fatto vedere in un momento molto duro, specialmente in America, la tragedia delle conseguenze che questi fasti europei hanno poi portato nell'America del Nord, nell'America del Sud. E questo momento per me è importantissimo, è giunto attraverso la lettura di un suo caro amico che si chiamava Edoardo Galeano, questo libro importantissimo che si chiama La Viena Aperta dell'America Latina, in spagnolo, adesso credo che Open Vein of Latin America, e praticamente mi ricordo un diplomatico a Washington e mi disse, ma argentino mi disse, Federico, ma tu devi leggere questo libro, e io l'ho letto, madonna, è stato uno shock tremendo che credo che dal 2015 al 2020 mi sono fondamentalmente interessato a ricostruire in maniera, diciamo, più giusta, quindi facendo vedere anche le cose atroci che l'America ha fatto alle popolazioni native americane. E mi sono esposto a dei grandissimi rischi, perché 5 anni fa non era molto onorevole fare vedere agli americani queste critiche così assurde. Oggi è diventato il tema principale nel mondo culturale newyorkese, ma 7 anni fa era veramente molto scomodo e io non me ne sono fregato assolutamente, ho fatto le mie cose e se non mi volevo in America... Questa è un'installazione nella piazza, questo è il teatro dell'opera in cui Francoforte, Schauspiel. Ci siamo iniziati a investigare in maniera monumentale questa storia, questa grande farsa che praticamente era il mio modo di entrare nella coscienza americana, naturalmente da persona esterna, non sono americano, mi sono permesso di mettere in evidenza non solo le cose belle dell'America che ne ha tante. La cosa per me
molto interessante, scusate, di questa opera che ho fatto a Francoforte è che per la prima volta, in maniera monumentale, potevo vedere di nascosto le reazioni della gente di tutti i giorni che viveva la propria città e mi ricordo che rimasi molto sorpreso perché era un'installazione anche molto forte, molto, a parte a livello visivo, ma anche era anche molto rumoroso e non abbiamo avuto nessun lamentela, diciamo. E mi ricordo che la reazione era mista, molta gente naturalmente usciva dal tram e si diceva ma, mamma mia, che cos'è? Ma mi ricordo anche che tanta gente credeva che erano degli addobbi di Natale, cioè che era un qualche cosa che era stato messo dalla città per celebrare le feste. I said that was something that looked like a Christmas ornament, you know, and people said, wow, this is what it... E quindi adesso io vi volevo fare vedere di nuovo, e non vorrei insistere, però diciamo che quando feci questo grande progetto a Francoforte c'era il problema di questo palazzo che era credo 130 metri e c'era il problema che si diceva ma come si fa a raccontare una storia in 130 metri? Non in un quadrato diciamo tradizionale come il cinema. E niente, io come al solito, forse perché quello che mi interessa di più, ho fatto le mie ricerche, no, non è che ho fatto ricerche, mi è venuto immediatamente in mente, perché io quando, tra le cose che capivo a Bologna era che, insomma, il 400 era per me un momento importantissimo e mi ricordo che andavo a visitare un affresco a Ferrara al Palazzo della Schifanoia, il Salone dei Mesi, io ho preso questo fregio blu che diciamo è uno dei grandi cicli d'affreschi della pittura ferrarese con Cosme Tura, con Francesco del Cossa, con Ercole De Roberti, per me erano dei grandi eroi. Molta gente non lo conosce neanche, anche vi parlo anche di critici d'arte, che è considerato diciamo un affresco per grandi intenditori e si dice che Michelangelo quando vide questo maestro questo affresco rimase scioccato. Ecco, e quindi io da bravo diciamo studente ho iniziato a fare le mie ricerche, per esempio mi soffermai anche su un film del 1933, mi sembra, di Abel Gance, Napoleone, un film straordinario che per la prima volta nella storia del cinema è stato presentato in una forma di trittico. E quindi io, un po' alla volta, ho cercato di risolvere il problema di questo formato veramente strano di questo palazzo e l'ho risolto, diciamo, inizialmente in disegni, anche per avere del materiale da offrire ai miei collaboratori. Quindi, ritornando un po' insomma alle mie influenze, si andava da questo mondo fiabesco, metafisico, surreale di Paolo Uccello, pittore del Cinquecento, ma allo stesso tempo io guardavo anche il mondo del videogioco, questo è uno screenshot, un fotogramma da questo videogioco che si chiamava Age of Empires, credo che è un videogioco degli anni 2000-2002, e io dicevo, cavolo, ma questo è Paolo Uccello del 2000, cioè sono uguali, e niente, un po' alla volta diciamo mischiavo queste grandi influenze cinematografiche, queste influenze a livello rinascimentale, ma poi naturalmente io vivevo la città di New York, cioè io vivevo nel centro del mondo e quindi le influenze erano di tutto e di più, però il modo in cui sviluppavo il lavoro avevo un metodo diciamo molto sensato per me, ecco. Adesso qui vi faccio vedere un'altra installazione così per me importante che è stata fatta. Niente, Times Square a me era sempre affascinato perché il centro diciamo dell'estremo occidente, quindi questa violenza anche estetica della pubblicità, del capitalismo. E quando mi hanno chiamato di fare questa grande installazione, ero anche molto, diciamo,
è stato un intervento molto difficile, perché siccome era un luogo anche molto turistico, mi hanno detto: Federico, noi vogliamo il tuo lavoro tantissimo, però non possiamo far vedere i tuoi personaggi. Io ho detto: ma come volete che io vengo a Times Square e non volete vedere il mio lavoro? E rimasi insomma così scioccato. Infatti, alla fine sono riuscito a fare un'installazione in cui questa piazza diventava uno specchio di quello che succedeva nella piazza di tutti i giorni. Quindi ho creato questa installazione così giocosa, festosa, che criticava un po' il capitalismo americano. E insomma, è stata un'installazione per me molto difficile, ma che è stata apprezzata tantissimo. E per me è una cosa stranissima, perché è veramente difficile vedere delle mie opere in cui non ci sono i personaggi, che di solito i personaggi sono la storia. Sì. E questa installazione si accendeva durante il mese di luglio, che è un mese importantissimo perché sono le feste del 4 di luglio, e ogni notte per un mese intero, dalle 11:57 a mezzanotte, facevano vedere in tutti questi schermi questa video installazione. Sì. Sì. E diventava un fuoco d'artificio, ecco, diventava un qualche cosa di completamente inaspettato. E pensate che a mezzanotte è il momento più importante per Times Square, cioè non è che è il momento in cui la gente vuole andare a Times Square. Niente, qui ho un po' di sempre insomma quello che succede dietro le quinte. Diciamo, naturalmente il lavoro col tempo si è evoluto e dietro la semplicità di queste immagini si nasconde una grandissima complessità. E adesso un po' alla volta vi faccio vedere in questi 3 minuti di video cosa si nasconde dietro queste immagini. Quindi io cosa faccio? Io creo, insieme ai miei collaboratori, credo un mondo parallelo che assomiglia al mondo in cui viviamo, e attraverso questo utilizzo di questi gaming engine, questi non so come si dice in italiano gaming engine, comunque questi mondi dal videogioco che costruisco, e un po' alla volta metto insieme uno stage teatrale, cioè è come un grande palcoscenico che, come succedeva, immagino, perché non vengo dal mondo del teatro né dal mondo del cinema, ma io mi immaginavo quando faccio queste cose insieme agli assistenti, io dico sempre: ragazzi, ma pensate al cinema muto, quando si doveva costruire tutte queste diciamo scenografie incredibili, e quando non c'era l'uso della parola, e quindi l'attore doveva comunicare con il proprio corpo, e quindi molte di queste animazioni, e vediamo fra poco, vengono animate con il corpo di attori. Quindi noi catturiamo con il motion captures i movimenti degli attori, le trasferiamo ai vari personaggi che vedrete fra qualche secondo. E praticamente io mi sento che, senza avere mai pianificato, sono diventato una specie di film director, cioè di un regista, nel senso che si costruiscono durante mesi e mesi di lavoro questi mondi che possono rappresentare la storia americana. Sì? It's interesting that in the late 19th century, when first filmmakers began making films, they used the same dimensions of rectangles as the history paintings of the 19th century. So that's why you get this particular frame, which goes all the way back. Infatti è curioso di vedere che nel fino all'Ottocento, quando il cinema è nato, hanno adottato le grandezze, le dimensioni delle tele che sono state utilizzate dagli artisti. E una delle forme di lascito che abbiamo sono le dimensioni, le ratio che sono utilizzate per gli schermi.
Certo, perché poi io, tra le altre cose che salteranno fuori, io sono un grande appassionato di early cinema, del cinema di fine inizio Novecento, quindi che poi era un mondo, il mondo del cinema in quegli anni, era un mondo che era composto da gente che aveva lasciato il teatro e che si era buttata in questa nuova avventura che era il cinema. E quindi io ho studiato molto la storia perché mi affascinava tantissimo e perché credevo che mi nutrisse insomma a cercare di capire come portare questa tradizione in un mondo però diciamo più virtuale, più futuristico. Questo è uno dei miei ragazzi che lavora in studio, che l'abbiamo mandato a Pittsburgh a registrare con il proprio corpo diciamo i vari movimenti che poi vengono trasferiti nei film, nei video diciamo, erano nelle opere. Quindi qui parlo sempre io? Ok, quindi diciamo che una volta composti questi mondi immaginari che assomigliano ai momenti storici che voglio esaminare, inizia a costruire personaggi. Questi sono dei personaggi che ho costruito quasi 10 anni fa, però vi voglio fare vedere da dove provengono questi personaggi. Cioè, per esempio, quando feci Napoleone, mi ricordo che all'epoca leggevo molto in inglese, non in italiano, un'autrice italiana, Oriana Fallaci, e mi ricordo che lei scrisse una cosa che per me mi cambiò la vita. Disse che io le leggevo in inglese, quindi magari dico anche qualche incorrettezza. Comunque, diceva, una delle cose più che non sono state ricercate da chi scrive di politica è che questi demoni, questi dittatori, questi leader, si parla sempre delle atrocità che commettono. In questo caso abbiamo Gheddafi. Ma non si parla mai della comicità di questi personaggi. Quanto sono buffi, nonostante i massacri che fanno. Si circondano di clown per sostenere le atrocità che compongono. Quindi finte medaglie, finti cappelli da generale. E quindi diciamo che quando costruì questi personaggi, l'influenza numero uno è sempre stata da me, sempre da scrittori in animasse. La scrittura a me ha sempre avuto una grandissima influenza, più forse del Rinascimento. Quello che veramente a me mi ha nutrito è leggere tantissimo e tradurre in immagini quello che leggevo. Questo è stato, e l'Ariana Fallaci per me fu una grande influenza. Tra l'altro è un personaggio che ho creato e che non ho ancora usato molto. Questo è Elon Musk, questo grande travestito però da un personaggio del film I Nibelunghi di Fritz Lang, un personaggio che devo ancora scoprire, che però mi affascina molto. E naturalmente diciamo questo è un altro personaggio che viene dal mondo di Fritz Lang. Questa è Maria Antonietta da un film di Sofia Coppola e questa è la mia versione di 10 anni fa di questo personaggio. Altre influenze importanti sicuramente sono stati i film di Federico Fellini, per i personaggi in particolare, però ho anche adorato molto i film di Visconti, di Antonioni. Il cinema ha avuto una grande importanza e la cosa più importante sicuramente è stato il cinema tedesco degli anni 20, degli anni 30. Questo è un film di Paul Leni, si chiama L'uomo che ride, credo che si traduca in italiano. Altre influenze incredibili sono stati i film sempre anni 20. Questo in inglese si dice The Cabinet of Dr. Caligari, non so come si traduce. Esatto. A me m'hanno influenzato tantissimo, perché poi io nella mia fantasia facevo tutti questi collegamenti, cioè
in cui queste scene si ricollegavano ai mondi di Giorgio De Chirico, questi mondi sironi, e poi rispondevo con i miei nuovi, diciamo, materiali, costruivo questi personaggi pensando diciamo a tutte le cose che mi mettevo nel cervello, e facevo questi riassunti di varie influenze andavano dentro le mie opere, ecco. Perché credevo che la conoscenza era una cosa importante, e la mia curiosità mi ha spinto a insomma non solo a guardare l'arte del momento, che non mi è mai interessata, mi ha sempre, io quello che credo che ho imparato da Giorgio Morandi, credo che ho capito che l'arte era per me tutto un'esperienza molto personale che vedeva essere anche distaccata da tutto il chiasso che si creava nel commercio dell'arte contemporanea. E quindi, diciamo, questi personaggi vengono costruiti, qui tra l'altro ho portato, praticamente si costruisce il personaggio digitale, poi a me mi arrivano queste cose sul mio tavolo e le trasformo in dipinti, naturalmente. This is an artist who was once a butcher. I know. E lui insiste. No, praticamente vuole fare vedere che per comporre questi personaggi che vanno negli schermi, praticamente io costruisco delle pelli che vengono poi scansionate e montate, diciamo, all'interno di un computer. E quindi, insomma, è un metodo molto particolare, ecco. E così si costruiscono i personaggi. E qui a destra vediamo un personaggio che è in via di, diciamo, di sviluppo, fino a poi arrivare a un personaggio finito. Non so se questa è un'opera particolare, diciamo, che vi dirò di più. Allora, qui, siccome, diciamo, bisogna parlare anche di quello che succede nel mondo di oggi, questo è un NFT, non so come si... è un mondo, diciamo, in cui sono entrato recentemente grazie a una persona che è qui presente ma che non vuole essere nominata, è una persona straordinaria che mi ha aiutato moltissimo e che praticamente negli ultimi 2 anni parliamo tutto il giorno, tutti i giorni, è come è diventato un mio secondo papà, non so, un terzo fratello, un amico, un mentore. E praticamente questa qui è un'opera che esiste semplicemente nel mondo virtuale, e diciamo che è un mondo, quello degli NFT, per me è estremamente affascinante, perché a differenza di avere un'opera d'arte fisica, qui stiamo parlando di un'opera che viene acquistata dai collezionisti attraverso le criptovalute, e questi collezionisti hanno un modo veramente incredibile di interpretare l'arte e il collezionismo in generale, che va completamente nella direzione opposta del collezionista tradizionale del mondo dell'arte. Per esempio, chi ha comprato questo disegno qui, spesso questi disegni vengono acquistati alle fiere, alle mostre, e vanno direttamente in un magazzino in Svizzera o in qualche casa privata, e 5 persone avranno modo di vederlo nei prossimi 20 anni. Mentre invece questi collezionisti di NFT, che sono spesso molto, molto giovani, persone che hanno esperienza nel mondo finanziario, nel mondo bancario, loro acquistano queste opere, e queste opere possono essere fruite da tutti, e praticamente chiunque
persona in questa sala può andare a casa nel sito, diciamo questo sito che si chiama Super Rare. Questa opera è stata acquisita da un cliente, credo americano, e fondamentalmente se avete un televisore smart potete guardarla 24 ore su 24 a casa vostra. E questa è una cosa completamente opposta di quello che succede nel mondo dell'arte tradizionale. E semplicemente questi, credo, la interpretazione, che poi sicuramente magari non tralascio delle cose importanti, ma questi collezionisti hanno anche il godimento di poter fare creare queste opere, che sono opere complesse. È un'opera che a me mi ha impiegato un mese, e praticamente sono molto felici che il loro nome rimane collegato a questa opera per sempre, e che però qualsiasi persona in questa sala può andare a casa e può usufruire di questa opera, e naturalmente attraverso il pagamento delle criptovalute hanno permesso ad artisti come me di poter creare altre opere, investendo somme spesso anche ingenti in opere che possono essere pubbliche per tutti. Ok, ecco, questo diciamo è un regalo che ho fatto a Lawrence Weschler, siccome ci conosciamo da tanti anni, ed è un ritratto suo che, siccome diciamo siamo stati in questa conversazione molto lunga, è un ritratto che è basato su un ritratto di El Greco, Giulio Clovio, che era un pittore miniaturista credo del XVI secolo. E questa è stata una sorpresa che gli ho fatto, e praticamente è stato un ritratto introspettivo di quello che si nasconde dietro la persona fisica di Lawrence. L'ho trasformato in una specie di personaggio del mondo virtuale, e siccome volevo fare un qualche cosa che un regalo che parlasse della nostra relazione, e siccome lui ha insistito tanto, io per la prima volta mi sono aperto dopo 20 anni su questo discorso, insomma, questo bue squartato è l'artista giovane che viene intervistato da Lawrence Weschler. What's interesting is that it is as if Uccello had painted me as a vase. Ah, ha detto che lui, quando l'ha visto, ha detto che sembrava che Paolo Uccello l'aveva dipinto come un vaso. Paolo Uccello invented the virtual world. È vero, è vero. Say what I said. No, ha detto che Paolo Uccello, il grande pittore del 400, adesso faccio tutto veloce, scusate, ha inventato il mondo virtuale, ma ha ragione. Cioè, da un certo punto, scusate, adesso, tanto dopo io ho finito, quindi forse l'ho passato, no, c'è. No. Molto prima. Ah, molto prima, scusate. Quindi, questi sono i miei disegni, ma dov'è? All'inizio, tutto all'inizio. Ma allora si vede che salta. Sto andando su adesso. It's at the very beginning. It's one of the very first. Eh sì, andiamo su. Avete pazienza, insomma, era tutto bene, facciamo. Keep going. Ecco, finalmente. But did you notice that with the picture of me, that he included a self-portrait sì. as a flank of beef? Io l'ho detto, sì. Okay. Ecco, io ho finito. Grazie. Ah, è vero. Se qualcuno ha delle domande, vai. Era questo, se qualcuno ha delle domande, curiosità, potete farle, perché questa è l'occasione giusta. C'è qualcuno che può portare al micro? Non siate timidi. Vieni, prendi il micro e la prossima persona con le domande. Non mettetemi in imbarazzo, c'è mia zia, c'è mio zio.
Arrivato tra i plebei. Buonasera, salve. Volevo farle una domanda riguardo agli NFT. È un argomento naturalmente che adesso diventa certo. Molto spinoso e ci sono molti pareri contrastanti al riguardo. La domanda che le facevo riguarda appunto il suo approccio, dal momento che gli NFT hanno avuto un grosso risalto mediatico a seguito dell'acquisto dell'opera di Beeple da parte di MetaCoven. Lei, credo sappia, comunque sia MetaCoven, ha decuplicato il proprio investimento in criptovalute a seguito proprio dell'acquisto che ha fatto dell'opera di Beeple. In questo caso tutto quanto il grosso entusiasmo che circola all'interno delle opere NFT è andato a collimare in parte con l'azione speculativa che c'è propriamente all'interno del circuito degli NFT. Volevo chiederle, in questo modo non crede che forse la spinta propulsiva che è proprio propria dell'arte, di un'arte che mette anche in critica, come diceva lei, critica del consumismo, critica del capitalismo, non ha forse con l'NFT già consumato questa sua critica, essendo anche in contatto con un mondo che è quello di internet, della rete, che è schizofrenica, nel senso che ha una velocità impressionante, proprio per questa sua velocità impressionante non ha forse esaurito questa spinta critica e non si sia già asservito alla speculazione nel campo dell'arte. Ma guarda, credo che la tua domanda è molto lunga e molto, non saprei dove iniziare a rispondere. Io ti dico che di mestiere faccio l'artista, non faccio l'investitore, il finanziere, per me l'NFT è un altro mezzo che si è aggiunto al disegno, che si è aggiunto alla scultura, che si è aggiunto alla realtà augmentata, che si è aggiunto alla videoinstallazione, è un altro mezzo per poterci esprimere. Poi tutto quello che succede, se i collezionisti prendono un'opera, rivendono al doppio, al triplo, io non ho controllo e sinceramente non mi interessa. Io ti dico che dal punto di vista artistico, se uno vuole capire il mondo NFT, deve completamente abbandonare le dinamiche del mondo tradizionale e riuscire a creare un lavoro che ci vuole un'impostazione mentale completamente diversa dal mondo tradizionale. Ti faccio un esempio semplicissimo. È molto facile, almeno, non credo che sia facile, però fare uno statement, dire dare un messaggio con un film di 5 minuti è molto semplice, cioè si costruisce una narrativa, si costruiscono dei personaggi, ma non è molto semplice fare in 10 secondi, in 15 secondi, andare direttamente al contenuto di un'opera con uno spazio temporale veramente breve. Quindi io dal punto di vista artista, che non me ne frego completamente dal punto di vista finanziario, usare l'NFT mi ha fatto solo crescere, ma perché poi ho la fortuna che ho della gente che spesso è anche molto più avanti di me, che mi aiuta a capire le cose, e io semplicemente credo di essere fortunato, di essermi circondato da degli ottimi interlocutori che spesso anche mi provocano, mi dice ma Federico, ma dovresti fare, che un po' alla volta m'hanno aiutato a capire questo mondo NFT, che è veramente molto complicato, molto complicato. Però dal mio punto di vista è stata un'esperienza straordinaria che sta continuando, ecco. E non mi posso preoccupare, quello che stai tu dicendo degli investimenti, della finanza, ma questo succede con l'arte contemporanea a ogni fiera a cui partecipo, ecco. E questa è la mia risposta.
Sì, no, ne sono consapevole comunque. Sì. L'altro comunque il lavoro anche nel campo digitale, e il mio non era una critica nel campo digitale in sé, non è neanche una critica di per sé agli NFT, è un pensiero che volge proprio a far prendere maggiormente comunque sia una conoscenza su come il mercato speculativo stia maggiormente influenzando appunto la dinamica che c'è dietro gli NFT, appunto. Ma sì, guarda, ripeto, cioè, a me non mi fa nessuna impressione, perché ho sempre vissuto in un mercato estremamente speculativo, cioè ti parla in una prospettiva non di Bologna, ti parla in una prospettiva newyorkese. Questa speculazione mi ha sempre anche dato molto fastidio, però io alla fine io faccio il mio lavoro, ecco, e non mi interessa di quello che fa Bippolo, di quello che fa, capisci? Cioè io quello che mi interessa è di poter utilizzare queste nuove tecnologie che ti permettono di portare il linguaggio dell'arte nel contesto in cui viviamo, e ti assicuro che per me è stata una crescita incredibile che voi ragazzi giovani dovreste assolutamente provare, perché ti spiego anche perché. Perché la tua possibilità di entrare in una grande galleria americana uscendo da un'accademia, hai capito, italiana o anche americana, le possibilità sono veramente rarissime, e ti potranno servire 10 anni per fare una mostra, mentre tu invece ti fai la tua arte da casa. Se riesci a essere nel tuo lavoro, diciamo, riesce a colpire il pubblico semplicemente mettendo un file online, tu hai già risolto tutto il problema. Tu puoi fare l'artista a livello professionista senza dover andare a pregare nessuna galleria, e ti costruisci il tuo audience nel mondo, hai capito? E questo è un grandissimo vantaggio. E poi ti dico anche un'altra cosa che è molto interessante, ed in più, quando fai una vendita, 90% è tuo, mentre che una vendita nelle gare tradizionali, che purtroppo hanno dei costi elevatissimi da gestire, ti prendi il 50%, hai capito? Quindi, cioè, è un mondo che non va criticato, va prima studiato, va prima esaminato, e poi quando si è capito e si è provato a lavorare, a entrare in quelle mani, dopo può essere criticato. Questo è sempre stato il mio... Su questo sono d'accordo, proprio per quello dicevo che il discorso dell'NFT forse non si limitava semplicemente nel circuito di un mezzo, cioè è proprio una forma di mercato e di trasferimento. Grazie. Ci sono altre domande, spero? Il micro che si balla, una e dopo... Okay. La ragazza qui, io credo. Prima le ragazze, dopo questa persona lì. Scusi, io non conosco il suo nome. Io volevo chiedere anche riguardo NFT, secondo lei cosa è il medium più popolare e cosa si vende meglio su NFT? L'immagine fissa, l'immagine in movimento, qualche oggetto tridimensionale? Stai parlando con un artista che non si è mai preoccupato di vendere, cioè è stato l'ultimo dei miei pensieri. Dico la verità, ho sempre venduto fortunatamente, però io non ho mai fatto strategie, dammi 10 di questi, 5 di questi, e questa è stata la mia forza, perché purtroppo il mondo in cui vivo dell'arte americana, e qui tra l'altro c'è un amico carissimo collezionista che non nomino, ma che è espertissimo, quindi non guardo, sa benissimo che il mondo dell'arte americana l'arte americana è fatto di queste mode così assurde, che questi ragazzini che studiano in grandi università entrano in queste dinamiche così di mercato così presto e vengono così distrutti così presto. Io non ci sono mai entrato in queste dinamiche, ho sempre pensato di fare un lavoro che è difficile, certo, ma che fosse talmente riconoscibile, talmente unico, che alla fine il cliente sarebbe venuto da me
automaticamente se volevo una cosa così particolare. Quindi non mi sono mai confrontato con queste, è per quello che non volevo essere scortese assolutamente o arrogante, cioè, però io credo che per veramente costruire un qualche cosa di importante bisogna distaccarsi, ecco, e attraverso, credo, alcuni artisti che io seguo importanti, l'arte è anche un percorso personale, ecco, e niente. Sì, sì, certo. Ok, queste sono le prossime persone. Sì, avevo un'altra domanda anche. Ma uno ciascuno, no? No, no, ma io posso stare qua tutto il giorno, io mi diverto. E dopo sarà l'occasione di parlare con l'artista, no? Non di preoccuparti. Io non vado mica via, non ho niente da fare. No, no, no. Ciao Fred, quindi tu sei stato un po' il precursore, diciamo, di questa video painting, no? Come dicevi, anch'io onestamente, facendo un po' di memoria locale, non ricordo artisti che hanno affrontato i medium così come te. Quindi video painting, adesso hai fatto questa VR, sì. Virtual reality, NFT, con il tuo studio, dove ti vedi da qui a 5 anni? Guarda, io mi visto che hai affrontato tutte le tecnologie bene o male adesso esistenti sulla faccia della Terra. Ma no, adesso per esempio in studio principalmente sto lavorando tantissimo su disegni giganti, questi sono delle disegni piccoli così, però sinceramente quello che mi vedo è che ho zero desiderio di avere 20 persone in studio, ho il desiderio di avere il mio studio che deve rimanere un'officina molto contenuta, ho zero interesse di lavorare per collezionisti che mi ordinano opere come se fossero dei materassi, io continuo a fare il mio percorso personale, ho la fortuna, e ripeto, la fortuna di avere un gruppo di supporter e di amici un po' in tutto il mondo, alcuni sono qua presenti, mascherati, che io non faccio finta di non vedere, ma che sono dentro il mio cuore, che mi permettono di assumere tante persone che mi permettono di sviluppare le mie idee e quindi, ma io sono in una situazione che quello che spero che mi succeda è che questo stimolo che ho rimanga sempre questo, cioè io non è che mi deve interessare di vendere un'opera a $100,000 in più, capisci? Io direi un'ulteriore domanda e dopo voi siete tutti qui, l'artista è qui e io credo che voi avrete tutte le possibilità. Tutti sono stanchi, basta, sono artisti. Sì, sì, so, una domanda se volete, se no possiamo anche... Una domanda bruciante... Una cattiva? Una cattiva, sì, un'altra. Ok, una cattiva, oh, brava la cattiva. Sto scherzando. No, non mi imbarazzatemi. Salve, questa è una domanda cattiva, forse un po' cinica. Riguardo il mondo degli NFT, quanto in senso critico e formale, quindi assolutamente non finanziario, crede che la criptovaluta legittimi l'opera d'arte? No, ho perso parte della domanda, forse anche la maschera non è facile per me sentire. Sì. Si alza senza maschera, okay. Distanziata. Secondo lei va di pari passo il rapporto che c'è tra la criptovaluta e l'unicità che ne deriva e l'opera d'arte formalizzata come tale? Guarda, io ti devo rispondere con le mie parole e sono ragionamenti che io non mi pongo neanche, quindi è difficile per me rispondere. Ti posso girare la risposta in un altro modo, che è un po' il metodo in cui mi sento di poterti rispondere. Io non mi preoccuperei di criptovalute e di tutte queste cose che voi vi state chiedendo. Io mi preoccuperei di capire
questi ragazzini che hanno 12 anni, che hanno 13 anni, che hanno 10 anni, come fruiranno loro l'arte? E se questi ragazzini, come i miei figli e come i vostri figli, a 3 anni hanno un iPad, a 6 hanno l'iPad, l'iBook e l'iPhone, cioè, e poi dopo, spesso come succede in America, appena hanno un po' di soldi si comprano le pelli per il videogioco, per cambiare i vestiti, per apparire ancora più fighi, non nel mondo vero come facevamo noi negli anni 80 con i paninari, ma loro vogliono sentirsi unici nel mondo virtuale. Quindi cosa succederà? Succederà che tanti di questi ragazzini che sono stati cresciuti spendendo centinaia di dollari a sentirsi più belli nel mondo post fisico virtuale, saranno questi ragazzini che compreranno e si identificheranno con queste opere virtuali. Purtroppo il mondo fisico, che io adoro alla follia, potrebbe essere anche un mondo che non venga apprezzato come viene apprezzato da noi oggi. Quindi potrebbe succedere tanto, come mio figlio, che l'unica opera che lui mi ha chiesto non è mai stato un disegno, non è mai stato un dipinto, che ne ha visti 100 di più, ma mi ha chiesto un NFT, perché quando lui viaggia vuole vedere la sua opera nell'iPad. E questo, ragazzi, è un mondo che sta succedendo adesso. Cioè, è inutile che ci diciamo il futuro, il domani, fra 20 anni, è adesso. Bisogna saperlo cogliere, e capirlo, hai capito? Questa è la risposta che credo che posso darti, ecco. E questo io credo che è una bellissima risposta. Perché infatti io sono soltanto l'umile traduttore, quindi io passo la parola a Carmen per concludere la giornata. No, hai già chiuso tu, quindi è a posto. Ragazzi, enjoy yourself, se volete venire a vedere i cataloghi di Federico sono qui. E per il resto ci vediamo domani. Grazie. Bravi.